Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, well, that don't make it better. Ok ragazzi, sono arrivato qui a Bardi. Questa è la stanza d'hotel che ho per questi due giorni, per questo weekend. Lì c'è il lettone, c'è questa scalinata super. Qua c'è un altro lettino. E adesso vi faccio vedere il bagno. E qui c'è una vista pazzesca sul castello. Poi vi porto immediatamente nel bagno. Ve lo faccio vedere da qua. Che bello è. C'è, guardate la doccia. All'interno della chiesa di Santa Maria Addolorata e adesso vado a spiegarvi qualcosina. Ragazzi, la chiesa questa qui a fianco a me è la chiesa della Beata Vergine Addolorata. Prima cosa super mega importante, che all'interno, alla destra del presbiterio, troviamo l'opera più importante, la pala di Bardi, realizzata da Parmigianino tra il 1521 e il 1522. Quindi vi vado a dire che è il luogo più importante della città. È stato costruito nel 1932 e finita nel 1934, e prima di questa chiesa c'era l'ospedale di San Giacomo. Ora ci spostiamo, andiamo a visitare il castello, che è una delle parti più importanti della città. Ma a Bardi comunque non c'è solamente il castello, infatti in questo video vi dirò tutto ciò che c'è qui a Bardi da visitare. Siamo arrivati qua a casa Scapini. Praticamente, come vedete, sono delle case abbandonate, sono state abbandonate negli anni 70 e circolano tantissime leggende. Le due più famose sono: la prima è che hanno trovato il corpo di una ragazza morta e magicamente, non si sa come, tutti gli abitanti sono spariti pochi istanti dopo. La seconda invece che gli abitanti, sentendo pianti continui per notti, notti e notti di voci di bambini, hanno preso e hanno abbandonato queste abitazioni. Il fatto è che sono cinque case totalmente immerse nella natura selvaggia. Non trovo le motivazioni per andare dentro, anche perché sarebbero comunque riprese scure. Non mi va neanche perché non sappiamo magari chi ci sta, e soprattutto in questi periodi io evito di entrare e di rischiare di acchiapparmi qualcosa che non ne vale la pena. Quindi non ci sono neanche le indicazioni, perché Google ci ha mandato dall'altra parte, il navigatore lasciamo perdere. E niente, vi faccio vedere giusto una ripresa iperveloce delle case, ma non ci entro perché appunto non trovo il senso. Praticamente, come vedete, sono solamente 4-5 case. Lì c'è Andrea e la strada è così. But sons and daughters, that shit was amazing. Can we take it back to 95 before we had this drama in our lives? Just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Don't get your DeLorean. Ragazzi, e finalmente dopo una giornata in giro qui per Bardi e dintorni, ora si visita il castello. Infatti avrò la possibilità di vederlo adesso e di vederlo stasera con una visita accompagnata. Non vedo l'ora di raccontarvi quello che si cela al suo interno. Yo, what you got in that bag? Candy cigarettes and a Playboy mag. Many used to have to work for that. Wait for me, gotta dial up. Can't call my landline cause it's all tied up. E con tantissima fretta stiamo visitando il castello di Bardi. Infatti siamo arrivati qua alle 7, belli tranquilli, dopo che abbiamo girato in lungo e in largo per tutte
i colli che ci sono qua intorno, tutte le valli che ci sono qua intorno, qualcosina sul castello. Il castello di Bardi o Rocca di Bardi è stato costruito in cima a uno sperone roccioso di diaspro rosso, che è un tipo di roccia appunto. La prima data ufficiale di questa costruzione risale all'898, nell'agosto dell'898, dove un documento attesta appunto l'acquisto da parte di Everardo, che era un vescovo piacentino, che comprò questa rocca per trasformarla in un luogo di ritiro e soprattutto di rifugio contro le possibili invasioni ungare. Quello che avete visto prima in pratica è l'inizio del castello, dove si cercava di rallentare le invasioni e quindi diventava un attimino scomodo e stretto e piccolino e iniziavano a prendere le massacrate di bestie. Ragazzi, detto fatto, la ghiacciaia cioè fa veramente fresco qua dentro. In estate si sta da Dio. Mi sa che in inverno non stava proprio benissimo qua dentro, se ci mettevano magari qualche prigioniero di guerra. Se pensate che fuori ci sono 32-33 gradi e sono le 7, qui ce ne sono 11 e si sta da Dio. Quasi quasi stasera mi piazzo qua al letto e dormo. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's life. Sta veramente correndo tantissimo per visitare questo castello. Come al solito aprono per me e il problema è che il castello è bellissimo, però poi dopo vi racconto qualcosa e io continuo a muovermi. To plant some seed. Dopo aver scoperto la prima data ufficiale, ossia il primo documento a cui siamo a conoscenza, ho da dirvi qualcos'altro. Nel 1257 Ubertino Landi acquista le valli del Taro e del Ceno e si impossessa anche del castello. Facciamo un salto gigantesco quasi ai giorni nostri per parlare di che cosa. Con l'unità d'Italia la fortezza diventa un carcere militare fino al 1868. Che viene ceduta all'amministrazione e la trasforma in sede di uffici pubblici. Ma si può trasformare una fortezza del genere in un ufficio? Cioè, si può? Poi, continuiamo, vi voglio attenti. È stato nominato come primo fra i 15 castelli più belli dell'Emilia Romagna. Ma parliamo della leggenda. Non è una leggenda, ma una storia vera, quella del fantasma che si aggira nel castello ufficialmente dal 1995, con diverse segnalazioni. Addirittura due giornalisti pernottarono all'interno della fortezza e fotografarono alle spalle di uno dei due una forma instabile che si materializza. Nel 1999 Bardi entra con pieno diritto tra i luoghi più infestati d'Italia. Ed è con immenso piacere che sono qua a parlartene, ovviamente. Io, da buon fifone, cosa vado a fare nei castelli? A spaventarmi. Il fantasma, ovviamente, ha le sembianze di un cavaliere con niente po' di meno che l'armatura addosso. Quindi speriamo stasera di non incontrarlo. Ora ci andiamo a mangiare e ci vediamo tra poco, anche perché è tutto di corso. Set this bird free from every element of fate, every color that's attached. She paints pictures blue and green. Ragazzi, dovevo visitare la chiesa di San Francesco, ma mi sa che è chiusa e quindi finisce qui. Abbiamo bisogno che venite qua in questo piccolo paesino di 2130 abitanti circa. Il paesaggio è perfetto per girare in e-bike o in bicicletta, non c'è bisogno per forza di avere una bici elettrica per fare queste cose. Trekking a go-go veramente, perché ci sono un sacco di valli, di vallate, di monti qua di fianco e quindi merita tantissimo. C'è proprio bisogno di valorizzare questi posti e poi si mangia bene.
perché siamo in Emilia Romagna e si mangia sempre bene. E siccome c'è un'inaugurazione di una mostra fotografica, la chiesa è chiusa, verrà aperta oggi alle 4:30 appunto per l'inaugurazione di questa mostra. Quello che posso raccontarvi su questa chiesa, che è una chiesa sconsacrata e che ci hanno messo un sacco di anni a costruirla, tipo 200 anni, perché veniva abbandonata, comprata, di tutti i colori gliene sono successe, e alla fine addirittura quando è stata abbandonata era caduto pure il tetto centrale sopra la navata e l'hanno dovuta ricostruire, e poi alla fine ad ora la utilizzano come mostre o come qualche apertura straordinaria di qualche evento. Sunset, white couch in June, her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, crows leave their trees, but a peace pervades us. E alla fine, per un colpo di fortuna, ho visto anche la chiesa di San Francesco all'interno, molto molto bella. Oggi appunto c'è una mostra e ora si riparte, let's go. Quindi ragazzi, che altro? Vi è piaciuto il video? Certo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, fatemi sapere se ci siete mai stati, oppure consigliatemi posti da visitare e ci vediamo in quei posti lì.